C'è un altro argomento che affrontiamo da vicino, riguarda, come potete leggere dalla strap, dal titolo del nostro blocco, dei benefici della rigenerazione urbana, un argomento di estrema attualità se lo mettiamo in correlazione soprattutto ai cambiamenti climatici e anche ai disastri che hanno caratterizzato l'ultimo periodo, territori colpiti come l'Emilia Romagna di recente, ma ricordiamo anche tutti i danni ad esempio nel territorio ligure. Quindi ecco, la rigenerazione urbana diventa uno strumento fondamentale per cercare un miglioramento. Ne parliamo con un esperto di questo settore, ovvero Alessandro Gatti, che è presidente di Rialta. Grazie Alessandro per essere qui con noi oggi. Grazie, buongiorno a tutti. Buongiorno a te Alessandro. Ecco, come sempre io parto dai dati perché ci danno un quadro chiaro e significativo, e i dati che riguardano il problema della cementificazione in Italia non sono lusinghieri per il nostro paese, soprattutto se li confrontiamo poi con il resto d'Europa, e nello specifico cito con questa cifra: oltre il 7% del suolo nazionale è consumato proprio da opere di cementificazione, la media europea è del 4,2%. In questa classifica l'Italia purtroppo si posiziona in basso, siamo il quinto peggior paese in Europa, ben lontano invece dalla performance invidiabile dei paesi scandinavi. Innanzitutto ecco Alessandro, ti chiedo come mai, quali sono le cause e soprattutto qual è, può essere il contributo del real estate in questo senso? Allora, anzitutto rispetto a paesi con una popolazione simile, l'Italia ha una superficie inferiore, quindi la Francia ha circa gli stessi abitanti dell'Italia ma è grande il doppio, la Spagna ha meno abitanti dell'Italia ma è grande il doppio, quindi abbiamo una situazione contingente in Italia, non è solo colpa nostra, parti montuose molto elevate, quindi abbiamo l'Appennino, le Alpi, perciò la pianura per costruire non è grandissima. Poi ci abbiamo messo del nostro, di sicuro, abbiamo, come dire, una predisposizione locale, i nostri strumenti urbanistici dei comuni sono previsti con stime di crescita che non si sono realizzate. Noi siamo in parità di popolazione da ormai decenni e quindi vale la pena, proprio con l'edilizia, proprio intervenendo sulla sensibilizzazione verso la rigenerazione urbana, e spieghiamo che cos'è, possiamo evitare di consumare altro suolo. In questo momento stiamo ancora andando avanti a, se non sbaglio, 15 ettari al giorno, sono numeri stratosferici, insomma non possiamo finire ogni giardino di ogni città. La rigenerazione che cos'è? È riqualificare, ricostruire l'esistente al posto di consumare nuovo suolo, quindi prendere stabili che possono essere semplicemente obsoleti oppure abbandonati, o ad esempio vecchie fabbriche in disuso con piazzali di manovra enormi, insomma tutto quello che è ad esempio il mondo dei cantieri fermi, dei cantieri saltati, degli ecomostri, le cose iniziate e non finite per n motivi che possono esserci, prenderli e riqualificare, costruire al posto di quelli o modificare quelli, rendendoli efficienti dal punto di vista energetico, utilizzando le fonti rinnovabili, restituendo anche decoro, perché sappiamo che gli edifici abbandonati poi tendono piano piano a pregiudicare tutto un quartiere, perché vengono occupati, certo, non sono illuminati, quindi sono anche segnali molto importanti che le amministrazioni locali danno, favorendo la rigenerazione urbana, quindi i permessi per riqualificare quegli stabili rispetto a concedere di poter costruire nell'ultimo giardino rimasto in una città, sono segnali importanti verso l'attenzione alla popolazione, il contrasto del degrado, specialmente delle periferie. Ecco, magari non è la piazza del Duomo di una città che viene abbandonata perché gli immobili hanno tanti valori, ma anche la semiperiferia certe volte si desertifica, e quando sono chiusi tanti negozi, chiuse fabbriche, è facile diventare insomma zone degradate.
Ecco, sono tanti quindi i benefici della rigenerazione urbana che ci hai descritto, che si basa appunto su questo principio, cioè utilizzare già quello che c'è senza andare a cementificare ulteriormente il nostro paese. E a proposito, ecco, hai detto che il nostro paese dal punto di vista del territorio presenta delle differenze, no? Anche geografiche, ci sono monti, ci sono comunque, ecco, sì, delle coste che però magari certe volte non sono tanto estese. E tutto questo influenza il modo poi di costruire. A proposito, ecco, del nostro territorio, ci sono delle regioni che secondo te, ecco, necessitano più di un intervento in cui la rigenerazione urbana ha ancora più beneficio e più effetto? Ma ad esempio, l'idea di ripopolare il centro Italia, zone come l'Abruzzo, che ha centri storici magari meravigliosi, ma completamente abbandonati perché è difficile e costoso. Cioè, ci sono, ripeto, un po' tutte le regioni hanno bisogno di interventi. Il patrimonio edilizio del centro-sud ha un livello energetico inferiore a quello del centro-nord, questo sì, quindi senza dubbio le regioni, mi vengono in mente le regioni del centro perché sono soggette anche a spopolamento, quindi c'è molto abbandono, invece hanno microclimi, qualità della vita, ora forse speriamo con lo smart working, il lavoro da remoto, speriamo che si possano Anche ripopolare e la se diciamo, rigenerazione è la maniera, ecco, per non certo. alterare l'ecosistema. Anzi, andando a intervenire sull'esistente. Chiaro, chiaro. Hai fatto riferimento a quello smart working, in particolare al soft working, no? Abbiamo utilizzato spesso questo termine proprio per indicare la tendenza che sembrava affermarsi, no? Durante la pandemia, subito dopo la pandemia, di andare a ripopolare, ecco, questi piccoli centri del sud Italia, del centro Italia, con lavoratori che si spostavano dalle grandi città per ritornare nel loro paese di origine, tendenza che in realtà nell'ultimo periodo è stata un po' abbandonata. Insomma, questa la dobbiamo un attimo monitorare. Abbiamo parlato, Alessandro, ecco, molto anche a livello di definizione, a livello teorico, ma ti chiedo poi se esiste, ecco, qualche concreto caso pratico di rigenerazione urbana. Certo, ad esempio quelli che seguo in prima persona con il developer del nostro gruppo che si chiama Realta, praticamente facciamo solo rigenerazione urbana, cioè al posto del cosiddetto sviluppo greenfield si chiama, partire da una convenzione con i comuni per far diventare edificabili aree verdi. Ad esempio, a Sanremo siamo intervenuti in due circostanze, un cantiere abbandonato e una vecchia fabbrica proprio sul mare. È un peccato lasciare un capannone chiuso magari da 30 anni con l'erba alta 3 metri. E lì verranno fatti due cantieri residenziali, quindi edifici assolutamente evoluti dal punto di vista energetico, perciò pannelli solari, classe A4, quindi poco impattanti nell'ecosistema. Ma anche tantissimo, ad esempio, quando compriamo vecchi capannoni da convertire in residenziale, questo sta avvenendo a Carate Brianza, anche a Milano in via Stesani, in zona Afori, lo stiamo facendo, anche in piazza Tirana è in partenza un intervento del genere. C'è un'altra cosa molto importante: oltre a ridare dignità, oltre a rendere gli stabili efficienti, accoglienti, belli. Quindi di solito è un cane che si morde la Certo. coda, quando si inizia a riqualificare un quartiere, tutti seguono. Basta vedere Porta Nuova, Vero. lo scalo di Porta Romana. C'è un'altra cosa, la depavimentazione, cioè gli immobili industriali di solito hanno tutto pavimentato, mentre un minimo lasciarlo per i posteggi, ma depavimentare e rimettere verde, quindi i giardini condominiali, i giardini delle singole case, questo aiuta a contrastare il dissesto idrogeologico, perché chiaramente il potere drenante in caso di pioggia, abbiamo visto nelle ultime settimane quanti disastri, no? Siamo una regione, purtroppo, siamo una regione del mondo presa di mira, questo aumenta il potere drenante e quindi tende a contrastare il dissesto idrogeologico, fa smaltire l'acqua. Quando piove Certo. fortissimo, ormai sembra di essere nella stagione dei È monsoni. vero, è vero. E poi l'altro problema enorme è quello sismico. Riqualificare vuol dire costruire con regole antisismiche,
molto stringenti e quindi contrastare quell'altro problema che abbiamo, quello sismico e quello idrogeologico. Idrogeologico, certamente. Ecco, hai parlato Alessandro di depavimentazione, della sostituzione del cemento con il verde che ha anche appunto delle proprietà drenanti. In questo sono un po' maestri invece i paesi del nord, i paesi scandinavi, soprattutto anche la Germania, insomma, dove ci sono ampie aree, verdi rispetto al nostro paese. Ti chiedo, è una questione di mentalità oltre che, diciamo, di business o di burocrazia e quanto tempo ci vorrà per imporre un nuovo modo di pensare? Allora, diciamo, in questo momento la rigenerazione, a parte alcuni sporadici casi in Italia, è un moto che nasce dal basso, quindi dagli operatori. Ma mi risulta ci sia un disegno di legge molto importante con uno stanziamento di 160 milioni per favorirla. Quello che andrebbe fatto è veramente una legge che imponga agli enti locali di rivedere gli strumenti, urbanistici. Quindi i piani regolatori sostanzialmente, che sono fondati su previsioni di sviluppo che sono state disattese. Ripeto, la popolazione è pari, questo è un paese che ha bisogno di infrastrutture, strade e ponti, non di nuove case, cioè non di nuove aree abitate, perché se si fanno nuove aree abitate a parità di popolazione vuol dire che ce n'è un'altra che si svuota. Alessandro, io ti ringrazio per il tuo intervento, ti aspetto ancora sulle fonti TV per parlare naturalmente, ecco, di questi temi che sono assolutamente caldi e centrali. Grazie ancora per essere intervenuto. Grazie a tutti voi. Grazie.